Immagina di trovarti in una stanza sempre più affollata, in cui la quantità di ossigeno si riduce ad ogni respiro. Se ci pensi bene, non è pura immaginazione, ma è quello che sta accadendo al nostro pianeta. Sulla Terra sono rimaste soltanto 5 grandi foreste primarie. Ogni anno 15 milioni di ettari di foreste vanno in fumo. Ogni 3 secondi scompare una superficie equivalente ad un campo di calcio. Se continueremo a distruggere le foreste a ritmo attuale, a breve per il nostro pianeta sarà game over. Ma non voglio farla lunga. Se vuoi saperne di più, vai su greenpeace.it. Quello che ora mi chiedo è cosa possiamo fare per contrastare la deforestazione ogni giorno, in famiglia, sul lavoro, negli enti pubblici, in un'azienda o nella scuola. La risposta è che io e te possiamo fare tantissimo. Vediamolo insieme. Acquista risme, quaderni, tovaglioli, fazzoletti, carta igienica riciclate al 100% oppure carta certificata FSC. Riduci il consumo di carta con la stampa fronte e retro o utilizzando per gli appunti il lato bianco di un foglio stampato. Riduci il consumo di carne. Non c'è futuro senza foreste. Tuteliamo le foreste. Non voglio essere complice di questo crimine. Non voglio essere indifferente. È come se buttassero giù la mia casa. Rispetto le foreste perché mi rispetto. Io penso al mio futuro. Sono pazza per le foreste. Diventa anche tu amico delle foreste, con questi gesti semplici, ma decisivi, per la salvaguardia delle ultime foreste primarie. Perché il futuro del pianeta dipende